eccoci qua, siamo tornati, siamo sempre qui, ma quante ne facciamo, quante ve ne vogliamo far vedere di cose oggi? Fra le tante cose vi vogliamo far vedere, come sempre, anche il nostro cocktail, uno dei cocktail dell'estate che ci sta per consigliare il nostro barman di fiducia. E allora andiamo al nostro Ciringhito, perché in questa piscina c'è anche il Ciringhito, c'è anche il bar, allora andiamo, avviamoci, perché... perché il bar, come posso dire, è un po' l'essenza dell'estate, con i cocktail, con tutto quello che ne comporta, no? Anche un po' imbriacarsi ogni tanto, ma sì, perché no? Però, come posso dire, questi cocktail che vi proponiamo non sono molto alcolici, non sono, sono abbastanza, insomma... tranquilli, perché è importante sempre dire, noi siamo sempre per dire che è importante sì bere, divertirsi, però sempre con cautela, ok? Oppure se siete ubriachi, fate bere l'altro, fate non bere l'altro, ok? Quindi fate guidare quello che non ha bevuto, giusto? Giustissimo. È convinto, mamma mia, proprio vi ha convinto, eh? Allora, quindi, detto questo, allora, si beve con cautela, ok? Quindi... ah, analcolico, vedete? Quindi oggi non si beve, sono analcolico, analcolico. Lei ha detto entusiasmo alle stelle, è ancora pomeriggio, che fa? Bevi subito. Allora, intanto ricordiamo il nome del nostro barman e soprattutto ricordiamo il cocktail. Allora, sono Lorenzo, oggi facciamo un Virgin Mojito, lo prepariamo con delle varianti al rum e alla soda lemon. Ok, quindi andiamo a vedere la preparazione, vai! Vediamo la preparazione, che noi ci interessa sempre parecchio, anche perché, come posso dire, è coreografica, ecco la preparazione. Il nostro cameraman Alessandro non beve da circa 6 ore, quindi è praticamente disidratato, ed è per questo che gli facciamo fare il barman proprio nel momento in cui si preparano i cocktail. Questo è un cocktail analcolico, quindi diciamo così, è leggero, si può bere senza nessun problema, anche perché... lo ripetiamo, attenzione a bere troppo, se siete un po' così fate guidare l'altro, è importantissimo che non ha bevuto, per esempio sono astemio, anche te sei astemio? No. Io sono astemio davvero, lei no, va bene, sei contenta che è analcolico? Sì, sì, ha detto di sì, allora perfetto. Beh, cosa stai facendo intanto? Vediamo un po' di fasi. Allora, abbiamo messo lo zucchero di canna grezza bianca, poi abbiamo passato la menta. Con il Madler l'abbiamo massaggiato, perché non va pestato, vanno messi solo gli oli essenziali. Poi ora ci abbiamo aggiunto il ghiaccio e un goccio di soda che amalgama lo zucchero insieme agli oli essenziali della menta. E ora formiamo con il nostro sodato per fare il nostro cocktail analcolico. Io veramente sono senza parole, mi sentivo dentro Super Quark, è stato bellissimo. Bene, detto questo, partiamo subito allora ad assaggiarlo, perché la nostra Giulia è pronta ad assaggiarla, a gustarsela, a berselo, e poi ci dirai se è buono, ok? Poi andiamo però a lanciare subito un'altra canzone. Alessandro, stai su di lei, che sicuramente è meglio che stare su di me, vai sul nostro barman, che è meraviglioso, e poi ovviamente torni su di me, perché insomma, Alessandro, basta, Alessandro, no, che quando vedo una ragazza lui non ci capisce più niente. Eccolo qua, Giulia, vai, sentiamo se è buono, dimmi, devi dire sì, buono, vedi, perfetto, l'ha detto convinto. Oh dai, non male, sembrava convinta veramente. Lanciamo il video, ci vediamo. Justin Timberlake adesso, un video di quest'estate con Mirrors, e quindi via col videoclip, via con il video, ma soprattutto via anche con le emozioni, perché l'estate alla fine è anche questo.